Radio Radicale, siamo con l'onorevole Riccardo Decorato di Fratelli Italia per parlare di questa infelice uscita dei collettivi studenteschi su Hamas, dove hanno inneggiato a questo attacco sconsiderato contro Israele. È sorpreso di tanta cattiveria? No, non perché i collettivi studenteschi sono i centri sociali, fanno parte integrale dei centri sociali. I centri sociali oggi a Milano, in Piazza Mercanti, manifestano a favore di Hamas. Sabato hanno indetto un corteo a Milano pro Hamas, sono sempre stati dalla parte di Hamas e quale meraviglia. Poi ricordo, solo per caso, che uno dei membri della segreteria del PD, cioè Maiorino, che è stato durante la campagna elettorale ultima, quella regionale, a cena a Leoncavallo, che è il massimo, come voi sapete, Quindi il secondo massimo. lei Maiorino è amico di questi qui? Ma io adesso, oggi, farò un comunicato per chiedere da che parte sta il PD a Milano, perché in Consiglio Comunale hanno voluto mettere la bandiera della pace insieme a quella di Israele. I Verdi, che fanno parte della maggioranza di centrosinistra del Comune di Milano, hanno chiesto anche la bandiera di Hamas. Ma io vorrei capire, il PD da che parte sta a Milano? Sta da che parte sta? Perché, ripeto, uno dei massimi rappresentanti, che è capogruppo in Consiglio regionale, è stato deputato europeo e si chiama Maiorino, che notoriamente ha posizioni molto ma molto vicine ai centri sociali, i quali sono schieratissimi. Io ricordo che ogni 25 aprile questi signori dei centri sociali, Si portano i palestinesi. bravo, vedo che lei è qua, ecco, Lo so. ogni 25 si portano i palestinesi e ovviamente inneggiano ad Hamas. E ovviamente quando arriva la brigata ebraica fischiano e potrebbero fare altro, per fortuna che ci sono le forze dell'ordine, ogni 25 aprile, lo vedremo anche quest'anno. Per cui non mi meraviglia, è una vergogna che a Milano oggi e sabato si manifesti per Hamas, dopo quello che ha fatto, dopo che hanno centinaia di ebrei, di israeliani nelle loro maniche, che probabilmente faranno una brutta fine. È bene che manifestino per far vedere chi sono realmente, nel senso che almeno l'opinione pubblica è informata, altrimenti potrebbero passare per martiri della democrazia. No, ma questo vale forse per gli italiani. I milanesi li conoscono bene e sappiamo chi sono da tempo. Sappiamo, basta vedere, basta andare intorno a Leoncavallo, ci sono le scritte e tutto. È noto. Forse per gli italiani è giusto che si sappia con chi sta l'ultrasinistra. Ripeto, che ha messo in grosso imbarazzo anche il PD, perché adesso sto aspettando di vedere se o stasera o sabato qualcuno del PD non va a queste iniziative. Sarà interessante vederlo. Esatto. Senta, lei mi ha parlato di PD di Milano, come se il PD non avesse una posizione chiara, come se ci fosse la posizione del PD di Milano, quella di Firenze, quella di Genova. Beh, a Milano il problema è che ci sono almeno 10 centri sociali, cioè 10 stabili occupati abusivamente, dove ci sono anarchici, centri sociali, c'è di tutto. E siccome uno, ripeto, il capogruppo in regione, Maiorino, deputato europeo e membro della segreteria nazionale della SRAI, in campagna elettorale è andato a pranzare nel centro, nello stabile occupato in via Watteau a Milano del Leoncavallo, e io mi chiedo da che parte sta il PD: sta con i centri sociali che stanno tutti con Hamas, o sta dalla parte di Israele? Senta, lei che A Milano, a Milano, Milano, a Milano. a Milano, perché Certo. ripeto, uno dei leader del PD si chiama Maiorino, Pier Francesco Maiorino. Senta, lei che clima si immagina di vedere in Parlamento oggi quando verranno discusse le mozioni?
Ma io penso che saremo, salvo forse la sinistra verde, i verdi, a Milano sono i verdi che si sono schierati per mettere la bandiera di Hamas su Palazzo Marino, quindi forse i verdi e la sinistra si dissocieranno, ma da quello che ho sentito credo che saremo in tanti ad essere pro Israele. Poi vedremo sulle mozioni, perché sa, qualche sfumatura non è proprio sfumatura, ecco. Certo. Grazie come sempre a Riccardo Decorato. Grazie a voi.